Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e nella rassegna di oggi vediamo alcuni aggiornamenti sui pagamenti di reddito di cittadinanza, assegno unico, NASPI e pensioni. Ma prima di cominciare, se apprezzi i contenuti che io e Gianluca portiamo qui su Radio UCI, lascia un like, iscriviti e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. E ora cominciamo davvero! Dopo le elaborazioni di ieri 23 febbraio, sono previsti per il 27, a meno di sorprese, gli accrediti della ricarica ordinaria di febbraio per reddito e pensione di cittadinanza. Chiaramente le ricariche arriveranno a chi ha avuto un esito positivo dall'elaborazione. Infatti sono diverse le domande che sono decadute o sono state revocate per varie ragioni, dal superamento della soglia dei requisiti alle incongruenze o omissioni dell'ISEE alla mancata presenza al centro impiego, fino alle incongruenze rispetto a quello che risulta dall'anagrafe nazionale. Per ognuna di queste casistiche bisognerebbe fare un discorso a parte, tema che tratteremo nel dettaglio in un focus dedicato. Allo stesso modo, anche chi ha ricevuto l'elaborazione di febbraio con esito positivo ha trovato in alcuni casi un importo differente. Le ragioni alla base della variazione possono essere molteplici e si legano principalmente alla variazione del reddito familiare e alle prestazioni assistenziali che stiamo ricevendo nel corso di questo 2023. Mentre non mancano problemi legati all'ISEE, come ad esempio il mancato inserimento all'interno della DSU del contratto di affitto. Ne abbiamo parlato nel dettaglio in questo focus. Pertanto, se si ha la possibilità, la prima cosa da fare è controllare come è stata elaborata la ricarica dal sito INPS e verificare quali elementi possono aver influito sul calcolo. Ad ogni modo, l'esito dell'elaborazione ha anche un risvolto che interessa l'assegno unico per i figli integrato su RDC. Perciò ti ricordo che chi ha trovato RDC terminato dovrà presentare la domanda di assegno unico universale entro la fine del mese di febbraio per continuare a ricevere la prestazione su IBAN senza soluzione di continuità. Al contrario, chi ha trovato la propria domanda come decaduta oppure revocata dovrà presentare la domanda di reddito e pensione di cittadinanza dal mese di marzo 2023. Per quanto riguarda invece l'assegno unico e universale a domanda, dopo il ritardo iniziale e il successivo sblocco, i pagamenti stanno continuando ad arrivare. Si tratta di pagamenti su cui dovrebbero confluire le maggiorazioni della legge di bilancio 2023 e l'adeguamento al costo della vita. Però, contrariamente a quanto indicato, IMSS fa sapere tramite i suoi social che il conguaglio di queste cose relativo al mese di gennaio, che inizialmente era previsto a febbraio, sarà pagato a marzo. Poi, in tanti, ci avete segnalato di non aver ricevuto nessun aumento, anzi di aver trovato a febbraio un importo di assegno unico e universale inferiore. Una possibile ragione potrebbe essere che questa rata sia stata calcolata sulla base dell'ISEE 2023 invece che del 2022. Nel caso, vi invitiamo a contattare IMSS per conferma. Passiamo adesso alla NASPI, per cui in maniera simile molti pagamenti stanno arrivando con un po' di ritardo rispetto al solito, mentre alcuni lamentano di non avere ancora la disposizione di pagamento. Una delle possibili cause di questa scomparsa potrebbe essere la mancata comunicazione all'INPS dei redditi presunti entro il 31 gennaio 2023, che ha portato alla sospensione dei pagamenti. Lo ribadisce lo stesso istituto con il messaggio numero 790, in cui ricorda che per far sbloccare i pagamenti, chi ha presentato la comunicazione del reddito presunto nel 2022 dovrà presentarla di nuovo per il 2023, anche se questo reddito dovesse essere zero. In ultimo, prima di salutarci, tocchiamo rapidamente il tema pensioni e più precisamente la quota 103. Con il messaggio IMSS numero 754, l'istituto fa sapere di aver completato le procedure che servono per la presentazione e la gestione della domanda della pensione flessibile anticipata per gli amici quota 103,
e cioè il sistema di anticipo pensionistico introdotto dalla legge di bilancio 2023, a cui si può accedere con almeno 62 anni di età e almeno 41 anni di contributi. Per tutti i dettagli su quota 103 ti rimando al focus dedicato che abbiamo realizzato. E detto questo, io ti ringrazio per aver guardato fin qui. Se la rassegna ti è stata utile o interessante, lascia un like. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Radio UCI.